Quando Alessia così fa, cartolini, cielo e mare, e banale, non filmà. Non capire la ragione, tu vuoi essere la tua, l'altro posto è per il tuo pezzo, vuoi andare a buon canto. Scusone. Oh, mi metti il primo piano? Bravo, molto fotogente. Ma come per lei? Vai, vai. Sono il registro cinema inglese, ha da fare un film coppe e bassi fondo napolitano. E sta girando le vasce a uno a uno. E che va trovando? Che va trovando? Poi vasce più potente, più sporca, faceva affittare. Vasce più potente, più sporca? Ma tu che stai dicendo? Papà, che lo va per le cose delinquenti, cuttille, gente che roba, che trovazzo! Aspetta un momento. Paga! Paga! Papà dice che sono belli in denaro, sono ad affittare per tutto me! Per tutto me! E lo vedo, che te l'ho capito? Ma che vittavo un mezzo! Vittavo un mezzo gol! Che strano, io lo cazzo sto brillando! Certo, tu passi, papà! Ehi, tu ce ne vedi un sacco del pezzo vecchio, curro! Sì, sì, curro! Ma sì. Ma lo sa, me lo dice papà! Dammo qua, dammo qua! Hai capito? Ma adesso mio! Fammi addosso! Come fai? Mamma che fieto! Ah, mo ho capito perché papà fa il orario! È la medicina, capite? Ah. Oh, chi è? Guarda! Ah. Tutta cazzo, tutta cazzo! Cioè, ti raccomando, fa presto, va! Vai, cazzo, vai! Ah. Vai, vai, ciuccio, vai! Ah. La regista vuole un'energia e lui sta facendo due, ho capito! Bravo Ciuccio! Guarda, vai! Ehi! Vedi, 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 succede! Guarda! Casi non c'è stata un'energia! Napola non la fanno assimare in dei film! Ho capito! Bravo Ciuccio, vai, oh! Stanno arrivando mezzo! Allora, vedi! Ecco qua, io che schifo, paralisino proprio, eh? Ah. No, no, papà, pa' me! Chi se mi serva? Schifo, ma hai capito tutto questo, come si pensi? Mi raccomando, fa presto, vieni a casa. Tu come ti chiami? Ah, Aupà! Ah, come ti chiami? Ah, Aupà! Ma non c'è tu non parlo, però capisci? Sì. Vieni rinta, ti faccio fare una bella parte. Ah, no, vedi, eh? E che hai combinato, cazzo? Chi è? I vedi, pezzi, monnezzi. Ma quando vai che spiore, sono brillante! Papà, aspetta, ti faccio fare la parte pure a te! Fammi presto, vieni rinta! Ma ti spiego, fammi presto! Gesù! Questa è stata sempre la casa della polizia! Immaginavo di trovare questo sudiciume. Ah no no, è il sudiciume che ci sta. Per carità, si vede che stanno facendo le pulizie in grosso. Gli hanno portato fuori tutta la porcheria. Capisco, capisco. Signora, certe cose possono capitare. Piano americano, escludete il pavimento. Chiaro? Pronti? Salute a cui cercate di simulare. A questo esempio. Esempio luminoso di civile comportamento. Ma che cos'è questa puzza? No! Onorevolezza! No, no, ti dice onorevole! Sì, onorevolezza, non so nemmeno io che cazzo sto succedendo. Ti avevo pregato, c'è stata la televisione, canale 89. Ma quello mio marito è un pittore. Sì, si vede che sta dipingendo un quadro di Monnezza. Monnezza?
e ha preparato la scena come se la monnessa fosse quella prostituta della sua modella. Scusate, avete pazienza, noi siamo gente pulita, pulitissima, per carità. Questa puzza che sentite è la medicina del nonno. Buongiorno, buongiorno. Permesso, buongiorno, buongiorno. Bello, che da? Ah, ma già la vai dire. Vieni qui, fuma, mamma, il caffè. Sì, sì, ah, mentre la signora. Signora, senza complimenti, No, no, per carità, madonna, mi vedete, siamo gente così pulita. Che questo vecchio rimbambito se la ripiro ogni tanto sta. Ah, no, no, signora, no, rimane la nascita mia, te capite? Auguri. Grazie, grazie. E allora, scusate, come si dice? Una volta all'anno, Dio comanda. Ma che cos'è qua dentro, roba bianca? Ah, che sta che no, che sta, ci approfittate perché è l'acqua che tu hai scolato per me, c'è là, la parte. Ma dove mi avete portato? Onorevole, sono essere fatto, io non... Onorevole, se dovete combattere il mio ignoro. Il che, signore? Il suocero. Il mio ignoro suocero. Vedete, da mostra queste cose che sembra proprio un bambino. Pare che siete proprio il pupù in testa. La sentita. Onorevole, sono essere fatto, io non ho preso proprio niente di mio marito. Ma non è un signore, è un pittore. Taglia avanti con Marusco la maccarona! Oddio! Ha cacciato il coltello il signore! Che fa il signore? Bionda! Biondona! Fammi assentero! Ma stiamo facendo la partita a Zecchinetto! A Zecchinetto! Sono malamento! Voglio! Sono malamento! Ma non hai mai detto a voi? Quel tanto siete andati a pigliare a pacchera pure a te! Oh, non le volessi, mi dovete perdonare che in questo momento non lo posso scombare di tanto! Come posso... Che fa però muto, sta buttato a priestore. Muto? Sì, sì, questo è muto, bionda. Questo è muto perché canta, capito? Chi sto canta? Ma come il muto canta? Canta, canta, che è? Rizzuella! Rizzuella! Ma quanta confidenza, ti dico no! Non mi fare innervare, Rizzuella! Stammi a sentero, dunque, questo praticamente nella malavita sbrogliava il compagno. E allora lui lo tagliai malengo. Lui sì! Onorevole, sono essere fatto! Cadete! Sono essere fatto! Oh, ha fatto presto fatto, signora! Sì. Ciò mangiamo, ciò! Aia! Ma che è? Che fai? Papà! Papà non fa così! Che spine! Così ho padrino! Un malamento! Dio buono! Signora, io sono venuta qui per dare dei soldi, dei milioni! No, per carità, ma quello è un bravo ragazzo, non è un delinquente! No, cerca la carità, è muto! Capisco! Signora, bisogna fare questa cosa per questo ragazzo! No, voi non mi muovete, signora! Non mi muovete! Va bene! Bisogna fare ciò! Sì, no, a me non mi ha dato papà che ne ho orato. State comoda, non vi preoccupate. No. Io devo fare ciò. Ah, oi? Oh. A che siete ancora? Sì, sempre, signora, sempre. Ho ragione, vi la tendo a fare. Ecco. Certo. Posso? Vai! Pronti! Ciao! Un momento! Siete pronti? Aspetta! Cionca la mano! Signora, mi fa perdere il filo! Ti spezzo il filo, va a darmi! Allora vado? Vai! Bionda, sei forte! Io con questo bianco sei morta! Ma che c'è dentro, Barbie? Vado? Vai! Lasciai, bello! Pronti? Jack! Vai! Giovane, figlio del popolo, vittima della violenza tecnica!
bocca è brutale! Intervenite, fate qualcosa! Ma che volete da me? Io sono essere fatta! Quello mio marito non sta bene con la casa! Ah, è fatto, signora! No, perché avevamo fatto un quadro! Che di pittrice? No, veramente in spite e in guardia! Questo quadro valeva 60 milioni e non si è trovato più! E come? Perché io essere fattamente l'ho data a un sabotaggio! Signora! Ma come è possibile? Un quadro che 60 milioni di campati! Però non può farla da voi! Signora, non è possibile un quadro non sputare! No, 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 questo quadro aveva un valore perché sopra c'era dipinto una prostituta nuda! La teneva verde! Oh, Dio! E frequentava questa casa! Oh, signora! Ma cosa dite mai? Oh, una prostituta! E la teneva verde! E frequentava questa casa! Dai. Sì, ma io non lo so fare! Mi sembra tanta gente brava, sento qui hai la casa piena chiesa! È un monastero! Signorita, signorita! Mamma! Anche fatti l'uscì, parla signora! Ma quale
scemi, io sono scemi, io sono scemo! Tu sei un madro scemo! Ma perché sono nato? Perché sono nato? Perché sono venuto in coppa a terra? Nasci in coppa a luna di tua vicella! Ma sono Margaribata! Margaribata! Margherita! Quello, vai! Ma allora come si scende mi chiama prima Margherita che? Margherita! Sono due Margherita! Siamo fidanzati ufficialmente, sì, sì! Margherita! Le Margherite passano a tre! Senta Margherita! Ma che festa è oggi? E a feste mamma da Gesù. Margherita, senti il botto a mi fuori la festa. Bum bum bum. Eh. Sui tronola. È cattivo tempo. Si sta giovendo, piove. No, no. Allora non posso uscire, non posso uscire. No, non ti dai. Sta giovendo. Si può uscire, potete uscire. L'acqua sta sotto sotto un... Bella, sta in un bello cornicione. Non si può mai sapere. Dai. Io mi metto paura che mi è stata una cosa, non capisco, con l'acqua. Una sola, no, è una sola no. E facciamo niente una cosa. Io credo che non è cosa, ma che... No, accidiamo, che scusa magari lei me la curiosità, ma come lì se avrei morto? No! Avrei io, mi fai impressione! Me l'hanno venuto a dire allora! Andiamo. Siamo a fare una bella partita di carte, I cutimi trovo belle. Oh no, ok. Come che? Okay. Tu non parli, in un senso siamo sempre felici e contenti, che mamma. Cavalieri, mi faccio strada da questa parte, non mi bagnate. Permesso? C'è qualcuno? Possiamo entrare? C'è qualcuno in casa? Permesso? Oh, signora! Oh, Pullastrello, scusate! Signore, mi chiamo Pipistrello, qua Pullastrello! Cavalieri, vi siete bagnati! Non importa, signora! Mi dovete perdonare, adesso vedete, mi devo ricevere in una spalla! Signora, non si preoccupi, io in questi giorni non ho occhi né per le stalle né per le stelle! Lo so! Voi siete venuti per il quadro! Mi dispiace, ma bene le misteriose non si è trovato. Parlate voi, Pipistrello. Signora, bene le misteriosa da qua. Guarda, come avete fatto a trovare? Guarda, come bella, come è stato fatto, mamma mia! Signora, ma mi pareva mai possibile che Florestano Pipistrello, detto Pazzerotto, non trovava bene le misteriose. Va bene, signora. Scusate, c'è anche il suo povero capitello, 60 milioni, 60 milioni. Marito, mi metto russo immaginata moto, ma non mi va. Io lo capisco, signora, ma io le devo dire una cosa che sicuramente le farà piacere. No, cavaliere, voi accetto qualunque cosa, per carità, parlate di te, ma come è per questa cosa, chissà se... Ecco, vede, signora, quel quadro lì... Questo quadro qui... Non vale niente. No. Non vale niente, no. Niente, signora. Neanche una lira bucata. No, al momento non mi trovo adesso. Mi dovete perdonare, cavaliere, volevo solamente far ricordare che
che prima di voi sono venute due personalità, quelle lì. Quelle di Avellino? Esatto. Lo so, signora. L'ho letto sul giornale, li hanno prese. L'hanno prese? Sì, signore. Quelli erano due pazzi. Gli avevano facendo chiesto, ma tutti gli studi e le pitture spostate. Insomma, vostro marito doveva lasciare procurare. No. Ve lo giuro. Veramente? Ma non mi è... Mi dovete credere, io a questa calla ci sembri schifato. No, zitta, zitta. Ma non mi è questa una grande... Ma non mi ha nominato un marito che non capisce niente più, quindi senza la luce. Credo che sia una grande disgraziata. Signora, quella è mia figlia. Venere schifoso. C'è solo che la figlia del cavaliere, in un momento di incoscienza, ha posato seminuda per il pittore. Uè, il l'ha visto con l'uoggi mio. Ma è pure io, che non scavalcava con lei. Infatti, in un primo momento, noi pensavamo addirittura che forse era l'amante di vostro marito. Ma pure io, l'assiero. Ma con l'assiero, signore. Ma non è stato per poco triste. E oltretutto, la cosa peggiore, si sospettava che forse sotto c'era una trama politica. Ecco. Un complotto, una congiura, una tresca. Una specie di saitella. Che saitella, signore? Una fresca d'amore e una trama politica. Sì, c'era il bollito, non lo so che era. Signore, vuoi spiegare una volta, va bene, per cortesia. Sì. Ecco perché il cavaliere voleva acquistare il quadro ad ogni costo, per distruggerlo. Ma non era il caso. Sotto non c'era nessuna trama politica. Oh, mamma mia, no, sotto, signora, c'era soltanto il fatto che quella sventatella di mia figlia ha posato nuda per suo marito. Cavaliere, è proprio una pietra di sventatello, vostra figlia. Signora, ma l'avete visto bene questo quadro? Ma oh, che volete fare, che lo quadro era buono, sei strisce, maledetto, quando l'ha già fatto, che si strisce. Ma vi prego, signora, la prego, concludiamo. Cavaliere, che mi dite, a me lasciamo stare tutte andate a vuoto, ora faccio. No, signora, noi non le daremo... Ma so, nemmeno un zone, no, chiaro. Non le daremo... Nemmeno una lira. No, non le daremo 60 milioni. Ma non capito. Gliene non daremo 100. Ecco, io. No, ma non credo, ne uscio. Mamma mia, mi è venuto l'onore da capo. Scusate, cavale, potete ripetere questo numero che avete detto che non mi sento... Signora, lei ha capito benissimo. No, io ho capito, però mi piace sentire una tavola. Noi le daremo 100 milioni. Ecco, già... No, volevo dire 100, sono più esistente. Sono quasi il doppio. Sì, signora. Chi è? Sono il doppio. Sono il doppio, è vero? Sono di più. Molto. Mamma mia, ma te guarda così. No, io mi metto paura, che non mi viene grossa a me. Ma io sono una femminuccia solo. Mamma mia, sentite, Bulatti? Ma siete sicuri che i pazzi l'hanno migliato? Sicuro? Signora, la prego. Noi non siamo pazzi. Sto solo hanno preso. Ma lei ha davanti a sé in questo momento un povero padre col cuore spezzato. Povero cavaliere. Passerò un cavaliere. Noi non dici, io non voglio nato malamente. Parla. Venere misterioso ci ha trovato. Il detective! Però vieni a calumare che domani fa schifo. Il cavaliere voleva acquistare questo quadro perché si credeva che sotto c'era tutta una trama politica. Una trama politica sotto una specie di saitella con la ventresca che poi lo avete. Insomma, vabbè, non te lo posso dire perché tu manco capisci, capisci? Ti voglio dire subito in sintesi. Che la pietra scavalca a destra. Era figlio di un cavaliere. Il cavaliere voleva acquistare il quadro per distruggerlo. Un quadro mio? Sì, d'accordo. Ma voi adesso dovete fare salti di gioia. Ma che state dicendo? Sì. Oh, mamma mia, non avete capito ancora, maestro. Il cavaliere, i 60 milioni, non ve li dà. Come sono contento. Ma vi darà 100 milioni. Ecco. 100, più di 60! Ma mi avete pugnato per scema a me! Oh, è che stai distratti, capito? No, ma non capisco! Capito. Aspetta! Cavaliere, come fa a fare un quadro? Ma no! No, chassi, che quadro? Che quadro tu fai schifo, ne fai! Non c'entra!
sera. Sentite, io vorrei parlarvi in proposito, ma siamo soli? Sì. In casa? In casa. No, mi dispiace. Tengo un sordo e un muto. Ma un muto sta con papà? Sta con papà lì. Va bene, non ha importanza. Chiudete la porta. Subito, cavaliere. Ma perché ha chiuso la porta, cavaliere? Come da visto si è cambiato, cavaliere? E che ho fatto io? Secondo me ti devi tagliare i capelli. Sono malauri i capelli. La finestra. Subito, cavaliere. No, devo chiudere la finestra. No, mi dispiace, ma devo chiudere la finestra. Non si può chiudere, scusa. Ma io ho l'ordine del cavaliere, devo chiudere la finestra. Non aspetto un po'. Ma io dove? Ma non si può chiudere. Ma che? E rimani in moscura, ti capito? Accendiamo la luce, signore. No, non possiamo, cavaliere, abbiamo fatto piacere alle nelle. Sì. Stamattina è venuto e dice, adesso tagliamo un momento, poi se ne parla. Va bene, lasciatela aperta. Ci vogliamo sedere? Sì, subito, cavaliere, agli ordini vostri. Eccoci qua. Posso fare? No, è compito mio, vi prego. Ognuno le sue mansioni. Bene. No, non toccate niente. Eccoci qua. Bene. Va bene così, cavaliere? Sì, benissimo. Pronto. Signora, vuol favorire? Buon appetito. La prego, prima il sesso debole. Ah, il sesso debole fosse mia moglie? Non ha capito proprio niente, cavaliere. Ma proprio niente. Mettete a mettere, sesso debole. Ma è bello, ma con la vita. Siamo seduti. Ma dispiace a me con la stella all'erte, caro. Sì. Con la stella in piedi, no, Signora, per l'ennesima volta, Pipistrello ha un compito preciso. Quello di sorvegliarvi dall'alto. Che la mia su metro dall'alto. Ma come stavo, cavolo? Ma che è successo? Perché sta buono? No, sta buono, sta lei che sta cantando i bo. Chi è? Oi bo, oi bo. Ma che dici? Ma che... Oi bo. Tre, 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 Signora, meno male che lei è un tipo ameno e diverso, Sì, meno. Signora, in questo momento se sapessi. Ma è meglio non pensarci. Sì, non ci pensavo. Stato buono. È una bella mano la vostra, De Vincenzo. Una mano forte, bella. Insomma. Sì, sì, questa è la mano di un lavoratore indefesso. Ah. Ma non da conosciuto! Ma come sai? No, signora, guardi che è veramente un bell'uomo. Guardi il profilo di quest'uomo. Il profilo. Guardi. È un profilo apollineo. Veramente, viene di bolle. Io scherzo, via. De Vincenzo, però siete veramente un bell'uomo. Io sono convinto che voi sarete l'uomo della mia vita. Io devo farvi una proposta oscena. Ma è bello, si viene proprio in due sporche. Lei come ne parlava per il caruto ciuccio? Vabbè, professore. Ma che sto scemo? 100 milioni su 100 milioni, ma mio marito si cosa ne fa? Oh, ma che scherziamo, metti il stress spaghetti, stress ma a fermo, rapo. Per carità, nemmeno con i cavalieri, non accetto. Queste cose non le fa, io conosco. La prego, ma che cosa avete capito? Il cavaliere, una proposta scena. È chiaro. Che avete pensato? Che io e voi? Ma via, amici miei. Com'era bello sto film, Amici miei, chi se non me l'ha portato a vedere, però fece restare. Ma sono morto, signora, la prego, ma è possibile che a lei piaccia tanto di celiare? No, non ci capiti, dai. Ma lei le piace di celiare, signora, ma perché? Ma la va con sciacca. Ma che sta? Che a me mi piace lo sulle dia. Scherzare, non ce la chiare, che è? Signora, la prego, amici miei, permettete che io vi chiami così. Sì, amici. Io debbo confidarvi un segreto. Dite, cavaliere. Signora, è un segreto grave.
Ma no, ma a me no. Si tratta di questo, signora. No, no, a me no, per la politica. Ma no, signora, lei no, è la prima... No, no, quando vi stimo, guardate. Ma lei è la prima depositaria. No, no, vuoi depositarmi a me. No, per carità, cavaliere, non è possibile che faccio... Ma che sta dicendo? Ma la prego, signora. No, e tu lo sai, ma tu che sta dicendo? Cavaliere, con tutti i corsi sono segreti. Ma qual è la ragione, signora? È chiaro, la notte non mi fate dormire. Ma perché? E la mattina mi devo ricordare a chi lo devo dire. Ma che sta dicendo? Cavaliere, dite scusate. Qui la cosa è seria, ma non capite. Ora esplode una bomba. Non è la bomba. Cavaliere, continuate per cortesia. Mia figlia Marina. Che? Mia figlia Marina, costanotte, è stata arrestata. No! Sì. Marina, arrestata, Marina! Ma... che fa fatto sti moto? Scavalcava il finestra, l'hanno via dove Mariola l'hanno arrestato. Non è questa la ragione dell'arresto. Continuate, cavaliere, per cortesia. È stata arrestata, signora, mia figlia. Il mio sangue. Signora, vede, io arrossisco nel dirlo, mia figlia. Il sangue del mio sangue, signora. Mia figlia, vede, faceva delle cose sconvenienti. Mia figlia faceva delle cose terribili. Mia figlia, per soddisfare le sue brame, è arrivata al punto di prenderla. Cosiddetta polverina, indonata se me! Salute un interre! Ma non è qua, scusa, la televisione, i giornali, non li leggete! Ma leggi, ma che non si fa, non si fa! Un attimo, si sguarda! E si muore, si muore, si bustino! Ma si vogliono fare camion che si muore, mamma mia! Sentite, io non vi darò più 100 milioni! Ma ce la niente, anche io voi! Io vi darò 150 milioni. Ma come mi stanno prendendo due capo? Scusate, non... ma avete detto 150 milioni? A lui? A voi, a voi. Ma che cazzo cammino lui, cavaliere? Aspetta, dai, c'è. Ma chi è dei 150 milioni? A lui, 150 milioni. E tu dici che si attacca? No, ma infatti scemo, si scemo. Ma perché? A noi da 150 milioni sta a lui. E tu dici che si attacca? Ma io sei che se ne sa. Signora, signora, io mi appello a lei che è il vero manto della pietà, signora. Ecco, si tratta di questo. Vede, mia figlia è ancora una bambina. Mia figlia è una testa vuota. Che lei non vuota bene. Ha ragione. È stata arrestata ed è stata interrogata. Ed in modo brusco. Che è stato? L'hanno presa a schiaffi. Ma... a schiaffi. La polizia. La polizia? Sì. Parla. Pa! Chi ti ha dato la droga? Parla. Chi ti ha dato le bustine? E la bambina atterrita, spaventata, non sapendo più come giustificarsi, ha detto: a me le bustine me le dava il pittore Clemente De Vincenzo. E ha fatto il volo! Questa è proprio una succulone! Scusate, cavoli, ma come è venuto in capo alla bambina? E fa proprio l'uomo mio! La zona era già circondata, la polizia sospettava di questi paraggi. Infatti i fattacci avvenivano in quel palazzo di fronte alla vostra finestra. E capirete benissimo, da lì vedevano che qui posava da modella. Poi saliva e scendeva la finestra, anche questo ha dovuto confessare al brigadiere Meligotti. No, dove andate? No, ma che momento vi apro con Zambica, la parte che... Ma si può scrivere? No, che ci va a fare, che lei è lontana. Allora vattene a Cazzoni. Pipistrello, parlate voi. Subito, cavaliere. Dunque, in sintesi, il cavaliere vi darà 150 milioni. Se voi,
se voi confermerete la deposizione della ragazza. Come sarebbe? Confermerete cioè che la droga la spacciavate voi e nient'altro. Ah, solo questo deve dire? Deve dire solo un monosillabo, signore. E basta? E basta. E capita, in un momento forse li puoi e basta. E ti dà 150 milioni, vero? Ma 150 milioni? No, ma non c'è capito pure. Scusami, cavalieri, ma io vado in galera, però. È naturale. Ma è per questo che io vi do 150 milioni. Bello. Perdonate, maestro, ma fosse capitata a me una sorte simile. Non è possibile. Ma con tutto quello che avete, non è possibile proprio. Ma scusate, io avessi lasciato solo la moglie e i figli miei, come fa? Oh, ma c'è perché tu ne preoccupare. E per questo non c'è problema. Non c'è problema. E no, caro maestro, perché la ragazza intelligentemente in un secondo momento ha modificato la sua deposizione. Oh. Ha detto sì, io lo ammetto, a me le bustine me le fornisce il pittore Clemente De Vincenzo, ma a lui gliele dà la moglie. Capito, no, che non ti caglierà. Ma la cavaliere, che stai soccorso, dove sei? Cosa avete? Io vi vedo perplessi, ma forse ho sopravvalutato l'affetto che voi nutrite per i vostri figli? E figlie? Ma che ci azzeccano i figli? Ma come che ci azzeccano? Ci azzeccano, De Vincenzo. Vivete nella miseria, nell'indigenza. Vanno staccato pure la corrente. E invece con i soldi che vi darò io potranno vivere meglio. Posso dare un posto anche a quel vostro ragazzo, come si chiama... Asinello? No, no, Ciucciariello. Ciucciariello, Asinello, che t'ho morto! Uè, ma perché la te chiama Asinello? Lo metto in una delle mie fabbriche, né in quella degli staccati, e gli faccio fare... Il salame? No, signora, così potrà badare meglio alle sorelle quando voi non ci sarete. Ha ragione, ne ha due anni. Siamo in galera carcerata! Ah, me l'ho dimenticata, sai? Che doveva andare pure a me. Però nel caso vostro ci sono dei grandi vantaggi. Voi avete le fedine penali illimate, siete incensurati, il giudice vi dà poco, Pensate al beneficio che ne avranno i vostri figli. Bravo, bravo, bravo. Che te ne rubate la mamma in galera. No, che cosa, come lei? No, forse lo faccio un po' piacere. Io tengo un nome modesto ma pulito, rispettabile. Ma perché ne appare il cavaliere? E tu fai in morto pulito. No, scusate se rido, De Vincenzo, ma secondo voi è rispettabile il vostro nome? Uno come voi, perseguitato dai creditori, insultato fino a casa, è rispettabile? Ma è meglio un ladro. Un ladro? Certo, la gente lo ammira di più, perché la gente dice quello è un uomo con quegli affari quadrati. E va male giusto su fatto? No, De Vincenzo, non è giusto. Ma in questo mondo, se vi guardate attorno, non c'è niente di giusto. Il lupo è cattivo perché si mangia le nostre pecore, mentre il gatto è buono perché si mangia i nostri topi. Ma in effetti tutti e due fanno la stessa cosa, uccidono per mangiare. Solo che a noi le pecore sono utili, mentre i topi ci fanno schifo. Maronna, avrà ragione, cavaliere. Ma perché avrà ragione? Uè, da mangiarsi una zoccola a uno. Mi piacere. Ma che stai a fare qua? Chi lo commentatore ha fatto la parlata troppo a bene? Sì, d'accordo, la parlata è bella, ma non è commentatore, è cavaliere. Vabbè, ma dopo questa parlata diventa commentatore. Ma il titolo non ha importanza, è il cuore che conta, che la critica deve abbandonare così. Quello vi darà tutta l'assistenza possibile e immaginabile. Capito, no? Ah, prima cosa, maestro, il cavaliere mi metterà dei grandi avvocati. Benissimo, ma... a me mi dovete mettere Alfredo Bargi. L'avvocato Bargi. Ma che stai? Bravo. Ma che stai dicendo? Uè, mai vai a Bargi, anche che tu non posso. Ma dove stai? Abita cantina, abita. Vado io, vado. Ma anche, cavaliere, scusate, perché non ne mettete a vostra figlia i grandi avvocati? No, questo non ve lo posso permettere. Signora, se immagina lei che la mia povera creatura, quella bambina rinchiusa in una cella, con quelle compagnie, una bambina abituata come lei, mia figlia, signora, pensi che fa colazione a letto? Ah, non si alza? No, signora. Viene... A letto fa la colazione? Sì. Che bella frase tu. Viene servita dalla cameriera che le porta un vassoio enorme. E che cosa non c'è in quel vassoio, signora? Oh. Il non plus ultra. Hai capito? No, mangi plus ultra, prima mattina. Ma
altro. La ragazza? E i biscottini, la marmellata. Il latte, il caffè, il cacao. Il cacao, che fa? Il cacao, a letto. Il cavaliere ha anche il cacao. Cacao? Cacao, a letto in guandino. Ma sembra marenne facile. Signora, ma quella bambina in galera di muore. Sentite qui. Ma non lo so che ha detto. Diventa tisica, signora. Ah, dice diventa una jetteca. Ma come l'è venuto un cave, fa proprio l'omma mio. Ma la ragazza non poteva dire che le bustine le prendeva dalla cassaforte del cavaliere. Mi distrae. Il cavaliere mi è scappato. Mamma, penserò che combinare. Ma che fa? Ma loro cavaliere perciò tieni il naso sguarrato. Ma rimma chi si figlia di chi sono me. Senta sa. Cavaliere, senta sa. Allora, te che facciavi la porcheria? No, signora, stia attenta. Non scavi troppo profondo. È pericoloso. Molto pericoloso. Ma non lo lavoriamo. Lo fa mettere paura. E già che siamo sull'argomento, io non vi darò più 150 milioni. Ma non c'è tasi pinfeso! Ma vi darò l'estremunzione. 200 milioni! E il posto a mio figlio! E il posto a vostro figlio! Cari, accettiamo! Oh! Finalmente! Bene. La gesta trionfale! Ma che state dicendo? Ma scusate, cavoli, ma ci crederanno a noi! Non sono problemi vostri! Ah! Sono problemi miei! Ma scusate! State tranquillo, penserò io a tutto! Ah, tutto! Signora, avrete i migliori avvocati del posto! Grazie, andiamo a dare via Triccioli! Va bene, signora, io intanto vado a casa a prendere il danaro. Sono convinto che quando vedrete quella montagna di soldi, sì, vi ritorna il buon umore. Va bene. Allora, andiamo, Paperone, vieni. Sì, vieni. Bravo, bravo. Adesso vi devo spiegare una cosa, è importante. Io voglio sapere, quando andiamo a Poggio Reale, Poggio Reale? Mi scegli una tua parte. Vuoi andare da parte? Sì. E mi sono vicino? Siamo alla Chinara. Ti piace? Sta meglio là. E non lo sa, ci andiamo. Sì, c'è quel corridoio lungo. Ma cagliamo, se non ci piace cagliamo. Cagliamo, se non mi vuoi sapere, ci mettono assieme a tutti e due. In data c'è la matrimoniale, su lei. Sì. Ma è riempita, ci vuole bocca. Ciucciariello Vattorino! Guarda lì! Ma va bene, sono solo di Ciucciariello Vattorino! E sono congelato! Ma non è bene, sono congelato! Ma neanche più all'acqua usata sempre sono congelato! È bene, sono congelato, faccio 5 mesi però! Ma quando mai mezzo però? 2 gelati, 5 gelati, 10 gelati, anche 20 gelati! Hanno tutta la gelateria! Sì, sì, via! Ehi, per mamma è paga! Guarda. Ma quella confidenza che... Dice la tua fratella, Cadurras! Questo è il merinato! Ma non ho fatto finta! Stiamo a premagare! Assaggi il merinato super super! Ma quando mai? Super merinato super! Ma tu già? Qui! Tira tu, da un lontano, vecchia.
stanno facendo una malazione. Lo saccio, saccio. E mamma piange. E il figlio muore nel nulla. Noi salvamo lo spacciatore. No, 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 ma è brutto quello che facciamo, no. Ma che pulizia fare? Ma era una scelta di violenza. Io le sì, lo so, 200 milioni, sono 200 milioni, per carità. E mi sento un'unica che non sai niente scelta. Ma io ho stato pulizia. E 200 milioni? A 200 milioni. Volessi che succedesse qualcosa che non mi facesse fare. E sta succedendo qualcosa, ma senza allontanarmi, qualcosa che mi mandasse qua da terra. E me lo passai da su un croce. Uè, è venuto giù qua, eh. No, dai, allora, stai. La, 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 la. Tu pure si figlia di Dio. Però ti assassì, ne ha parlato. E come pare che ne mamma, avete trovato un quadro! Questa è tornata da Torino! Insomma, hai mai fatto la nata! Non ne hai fatto niente! Papà, se senti le soldi come fa fare l'abbonamento un'altra! L'abbonamento? Ma non ti pensa, tu già sei abbonato! Madre, ti sembra che va a passare! Il lagerista che mi ha già buttato in cama la vita! Non ti preoccupate, ne vieni con noi! Facciamo una bella cella a tre lettini! Ma che è successo? Un cavaliere. Ma che un cavaliere? Oh, ma c'è gente. Beh, è Cicciariello, è figlio. Sì. E chi si fa la casa, non vuole. Va bene, chiudete la porta. Ecco il vostro da casa. I soldi. Ci hanno ammontato i soldi? No, ma per brutto parole mi sembra come se fosse una puttana gamba a fare. Oddio, presto! Ma che è? Ho fatto una visitina a questi signori che, come voi sapete, hanno circuito mia figlia. È giusto! Voi l'annori, il bravo pittore che sotto i veli della modella nascondeva la ragazza circuita e mi facetta fessa. E che aspettate ad arrestarli? Guardate, cavoli, io ho la deposizione di vostra figlia, l'ho vista, ma non è che mi abbia convinto troppo. Come? È un po' scombinato. Oddio, ma allora la mia bambina in quale stato stava? Oh, bella in Italia. La prego, brigadiere, intendo dire moralmente mia figlia, come l'ha lasciata? Cavoli, ma sta gente spaccia la droga e se muore fammi che sta manè. L'hanno tagliato pure la luce, lo so. Brigadiere, lei in questo momento ha davanti a sé un vero e proprio delinquente. Cavoli, voi non vi dovete mortificare così davanti a me. Io? Sì. Ma che c'entro io? Non sono mica io il delinquente. Ma no! E chi era? E c'è uno. No, cavoli. Cavoli, io sono un uomo tutto di un pezzo. Lo so. Voi siete un pezzo di ferro. Bravo. Ma io vi farò diventare un pezzo d'argento. Anche meglio, un pezzo d'oro. De Vincenzo e sua moglie confessano. Confesso. Che altro volete? Fate il vostro dovere. De Vincenzo, voi confermate le dichiarazioni del cavaliere della figlia? Voi spacciavate la droga? Sì. E voi? Sì. Ma così ricette un coppa all'altare. Va bene, cavaliere, me ne lavo le mani. De Vincenzo, signora, vi dichiaro in arresto, uscite fuori, portiamo... Maron! Agente si è parlovuto! Sono un tenente dei carabinieri. Qui. Da molti mesi seguivo questa pista. Brigadini, questa povera gente. Il colpevole vero sta là. Dove là? Mi dispiace, cavaliere, siete voi. Voi e vostra figlia. Brigadiere, forza. No. Ma lo guarda bene! Non è possibile. Guardi, lei non può stare. No, guardate, cavoliere, mi dispiace, non è colpa mia. Non ci posso far proprio niente! Ma guardi, dovete seguire! Ma no, scusate, da un momento soltanto! Succede la valigia! Staccato, papà!
soldi. Quali soldi? I soldi che voi mi avete dato. Ma che siete pazzi? No, vi voglio dare. Voi volete compromettere di più la mia posizione. Vi voglio dare. Mi volete fare accusare di tentativo di corruzione. Signori, io vi chiamo tutti a testimone. È vero, io ho dato i soldi a quest'uomo, ma solo perché io ho comprato un suo quadro. Dov'è la mia tela? Ma cos'è? Via te! Ma prendi il mio quadro! Ecco, ma che... Guarda! Cavaliere, ma io... Vieni senso! Benissimo, ma che volete? Il cavaliere sta dichiarando lui stesso che ha comprato il vostro quadro. I soldi sono vostri. Ha comprato il quadro! E tenetemi! Cavaliere, usciamo che vostra figlia vi sta aspettando. Pazza! Pazza! Cavaliere, non mi pigliate con! Vi metterò dei grandi avvocati! Pazza. Scandalo!